siamo qui nel nome del Signore per diffondere il messaggio della Bibbia. Il messaggio della vita eterna, e lo vogliamo gridare in quattro venti. Vogliamo essere una voce che grida nel deserto di questa società ribelle, in mezzo ai cuori aridi, in mezzo ai cuori insensibili. Vogliamo diffondere il messaggio della fede. Sì, in the Lord Jesus. Maria, the gospel is power of God, because Jesus. Amen. Ragazzi, che lo Spirito Santo tocca i cuori, è vero, eh? Alleluia. Alleluia. Carissimi, anche in inglese lo fai. È una gioia ritrovarci qui questo pomeriggio per diffondere la buona novella, la buona notizia del Vangelo. Alleluia. La parola Vangelo dall'originale vuol dire buona notizia. E siamo qui per diffondere questa buona notizia, che c'è un Dio di amore, un Dio di grazia, un Dio che vuole essere il nostro Padre, un Dio meraviglioso. Popolo di Genova, popolo d'Italia, popolo d'Europa, cari turisti, cari stranieri, only in Jesus we have the forgiveness, only in Jesus we have the redemption, only in Jesus Christ the Lord, the Son of God, we have, alleluia, the salvation, the eternal life. Amen. Open your heart to the gospel. Hallelujah. Because we are in the last days. We are in the last time. We need to repent. Because everybody, we are sinners. We need to change our lives. We need to change our hearts. Listen. This word of love. Because only the word of God is life, is life. Only the power of the gospel of Jesus Christ can change your life. Because Jesus died on the cross. Here, tourists, America, East, you are, where you from, I don't know. I know one thing, you need the salvation. Your soul, apart from God, is lost. Oh, you need the forgiveness of God. Come to the cross. Come to the Lord. Repent of your sins. Open your heart to Jesus. Because Jesus died in the cross. We are here to preach the gospel. Because only the gospel is the truth. Listen, people of Genoa, people of Europe, people, we have to change our lives because we are sinners. Apart from God, apart from Jesus, we are in the darkness. Oh, querido amigo que estás aquí, usted necesita conocer la verdad. Si hay alguien que entiende el español, quiero decirte que hay un Dios verdadero que no quiere que tú vivas en la tiniebla, que no quiere que tú vivas en la oscuridad. Este Dios grande, aleluya, poderoso, envió del cielo a su Hijo, Jesucristo, el Salvador del mundo. Ya no vivas en pecado, ya no vivas en la incredulidad, ya no sigas los caminos del materialismo, de la desobediencia. Entrégale tu corazón a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Cristo è morto sulla croce del Calvario. Noi siamo qui come messaggeri di Cristo per diffondere il Vangelo ad ogni creatura. Cari di Genova, cari ascoltatori, cari, alleluia, amici, uomini, donne, camerieri, cuochi, baristi, gelatari, credete nel Signore Gesù Cristo. Noi siamo negli ultimi tempi, noi siamo negli ultimi giorni. Vi voglio dire, cari amici,
Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Uomo, ritorna a credere nel Vangelo. Lascia le tue ideologie, lascia la tua durezza, abbandona la tua ribellione, convertiti al Signore. Vogliamo leggere dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, ascoltate cari che siete lì, la parola del Signore. Gesù Cristo ci ha mandato a predicare il suo Vangelo. Io non sono qui a fare uno spettacolo, non sono qui a fare uno show, sono qui, alleluia, a proclamare il messaggio della vita eterna. Ragazze, non ridete della parola di Dio, rispettate la parola del Signore. Non ridete della parola di Dio perché è santa, la parola di Dio è eterna, la parola di Dio è verità, la parola di Dio è luce, la parola di Dio è salvezza. Non vivere lontano dalla parola di Dio, lontano dalla parola di Dio, siamo nelle tenebre, cari di Genova. Lontani dalla parola di Dio, siamo nell'oscurità, camminiamo come pecore spartite, come anime senza una meta, trascinati dai venti, trascinati dalla corrente, trascinati dal caos, dalla confusione di questo mondo. Credete nel Signore Gesù Cristo, perché solo Lui ha dato la vita per noi su quella croce. Lui dice la parola di Dio nel Vangelo, Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La Bibbia ci spiega che tutti noi siamo peccatori, che tutti noi abbiamo disubbidito al Signore, tutti noi camminavamo nelle vie della perdizione, della distruzione, tutti noi eravamo persi. Ma Dio ci ha tanto amato, ascolta, questo Dio di amore, questo Dio di grazia, questo Dio di perdono, questo Dio meraviglioso ha mandato il suo Figlio che è morto per noi sulla croce, ha preso i nostri peccati, Gesù Cristo ha preso i tuoi peccati, Gesù Cristo è morto al posto tuo, noi meritavamo la condanna. Noi meritavamo la morte, dice la Bibbia. Noi meritavamo andare all'inferno perché abbiamo fatto del male, abbiamo peccato, abbiamo avuto un comportamento malvagio nei confronti di Dio. Tutti noi ci siamo ribellati a questo Dio grande, a questo Dio di amore, a questo Dio di misericordia. Ma Lui non ci ha giudicati. Alleluia. Lui non ci ha condannati. Lui ci ha perdonati. Oh, alleluia. Lui ha mandato il suo Figlio. Ascolta, caro di Genova, caro turista. Il Padre ha mandato il suo Figlio per darci il perdono, per darci la salvezza, per darci la redenzione. La Bibbia ce lo spiega chiaramente.